Continuano gli investimenti in tecnologia. La Fondazione Giglio di Cefalù, che amplia sempre più i servizi sanitari offerti ad un'utenza crescente. Nel corso di una sobria conferenza è stata presentata la Breast Unit, l'unità multidisciplinare di senologia con la nuova strumentazione, che ha ricevuto anche la benedizione del vescovo di Cefalù, Monsignor Giuseppe Marciante. È veramente un'opera eccezionale quella che si fa a favore delle donne, perché ho dato due simboli in modo particolare, il simbolo del seno come sorgente della vita. E allora ogni volta che si ha a che fare col seno di una donna, si ha a che fare con veramente la fonte da cui noi tutti abbiamo attinto, no? Che è la fonte della vita. Non c'è uomo o donna che non abbia preso il latte da un seno di mamma, ecco. Allora occuparsi di questo significa veramente occuparsi della fonte della vita. L'altro esempio che ho portato è quello di Sant'Agata, la mia patrona, e anche lei ha subito il martirio perché gli sono stati asportati in maniera violenta i seni, e per cui lei capisce che cosa significa per una donna avere un male in modo particolare in questa parte del corpo delicata che è quella appunto con cui si allattano i bambini. Si tratta di un modello organizzativo composto da specialisti delle unità operative di radiologia, chirurgia, oncologia medica, anatomia patologica, medicina nucleare, psicologia clinica e fisiatria. Ma ascoltiamo quali sono gli obiettivi della Breast Unit da parte del responsabile Ildebrando D'Angelo. L'obiettivo delle Breast Unit è quello di poter garantire a tutte le donne che hanno un problema mammario equità di trattamento, facilità di accesso indipendentemente dalla situazione economica, dal proprio profilo sociale, dallo stato geografico, quindi dalle posizioni geografiche, fare in modo che il percorso sia unitario senza che la donna debba cercare di volta in volta il vario specialista, quindi con dispendio economico, dispendio di tempo e molto spesso anche pareri contrastanti che mal si confanno per un percorso di qualità. Nonostante le avversità in questo particolare periodo, non si arrestano gli investimenti in tecnologia della Fondazione Giglio di Cefalù, pronta ad ampliare sempre più i servizi sanitari ad un'utenza crescente, con il management che ha continuato a lavorare su un modello di sviluppo significativo, come riferitoci dal presidente Giovanni Albano. Questo, diciamo, è il risultato di nostro, ma di tante aziende che si sono messe in linea con un programma che è stato fatto in assessorato dall'assessore Rassa, che ha dimostrato di essere lungimirante, perché questa è la prima volta che in moltissime aziende della Sicilia ci sono adesso delle breast unit, cioè dei riferimenti di secondo livello che insieme allo screening che è presente sul territorio si occuperanno con livelli di performance professionale altissima, che darà hanno la possibilità a tante donne non più di andare fuori, ma di avere dei riferimenti validi nel nostro territorio.